Poi vado a incontrare i commercianti. La semplificazione, il decreto semplificazione non basta per le imprese. Cosa ci vuole? È l'ennesima bufala. Dopo la cassa integrazione che non arriva, i soldi promessi dalle banche che non arrivano, la presunta semplificazione. L'unico modo per accelerare è il modello Genova. Le aziende chiedono modello Genova, velocità, semplicità, taglio della burocrazia, taglio dei tempi, taglio dei costi. In un anno a Genova hanno costruito un ponte nuovo senza una tangente, senza un giorno di ritardo, senza un incidente sul lavoro. Se il governo non azzera il codice degli appalti, non adotta il modello Genova per tutta Italia, non si va da nessuna parte. Salvini, qual è la carta vincente per Ceccardi per vincere in Toscana? Concretezza. Susanna ha fatto il sindaco, Regione Toscana ha bisogno di un sindaco che risolva problemi fermi da anni. I toscani pagano i rifiuti e l'acqua tra i più cari d'Italia, c'è una riforma sanitaria zoppa. E poi, stando alla città di Firenze, il PD che governa sempre tutto da 50 anni, c'è il tema dello stadio non risolto, c'è il tema dell'aeroporto non risolto, c'è la riqualificazione della fortezza non risolta. Quindi abbiamo scelto un sindaco a confronto di qualcuno che invece fa politica da 50 anni e quindi sono due visioni della Toscana diverse. A Gianni cosa dice? A Gianni cosa dice? No, ma io porto rispetto a tutti gli altri toscani. Possono scegliere fra quello che va avanti da 50 anni e il cambiamento. Tanti toscani hanno scelto da Pistoia a Siena, da Arezzo a Massa, a Pisa, a Grosseto, il cambiamento, e dove governano i sindaci della Lega o del centrodestra la differenza si vede. Ecco, in relazione invece alla candidatura alla presidenza della Regione Toscana da parte di Susanna Ceccardi, dica. Vorrei ricordare la perplessità però che sono state fatte da Achille Totaro e quindi un commento su questo. Decideranno i toscani. Senta, con tutto il rispetto per le perplessità di tutti, Susanna ha fatto il sindaco, l'ha fatto bene. I sindaci di tutti i colori politici sono ignorati da Regione Toscana. Io vengo da Montecatini Terme, dove da decenni ci sono promesse per il rilancio del turismo in città e da decenni il PD tradisce queste promesse. Adesso vengo a incontrare i commercianti di Firenze perché anche qua c'è una riduzione del 90% delle presenze in città. E si sta soffrendo, a Firenze si sta soffrendo più che altrove. Nardella dice che si dovrebbe dimettere venire via dall'Europa Ceccardi, prima di vincere semmai. Ma Nardella si preoccupi di dare risposte ai lavoratori fiorentini che grazie al suo PD al governo non hanno ancora visto una lira di cassa integrazione, poi si preoccupi degli altri. Ecco, davanti a proposito di commercianti c'è il mercato del Puccio riguardo la sua venuta, cosa da dirle? In democrazia ci sta tutto. Conte oggi ha detto che non bisogna lasciarsi spaventare dalle stime della Commissione europea che tanto l'Italia un calo del PIL dell'11,2%. A me non spaventano le stime, a me spaventa un governo fermo, litigioso, inconcludente, che ha promesso la cassa integrazione che non arriva, che ha promesso soldi dalle banche che non arrivano e che non ha il coraggio di azzerare la burocrazia e azzerare il codice degli appalti. Se siamo ultimi dopo la Grecia, evidentemente un motivo ci sarà. Siete mai ipotizzati di una rivolta sociale, visto che tra poco... Io lavoro per risolvere i problemi, i sindaci della Lega sono al lavoro per fare quello che non fa lo Stato. Certo, a Firenze e in tante città turistiche della Toscana l'allarme mafia e camorra e 'ndrangheta è dietro l'angolo, perché se un imprenditore o un commerciante i soldi non li ottiene dallo Stato o dalle banche, il rischio è che buona parte dei negozi, dei bar, dei ristoranti, degli alberghi o delle aziende vengano rilevate dalla malavita. Questo ovviamente io lo combatto con tutte le mie forze, però se lo Stato non fa il suo dovere, se le banche non fanno il loro dovere, il rischio mafia anche in Toscana c'è. Senta, ma detto internosca, telefonate di deputati onorevoli del Movimento 5 Stelle di avvicinarsi alla Lega, le riceve? Rimangono private, se arrivano rimangono private. È preoccupato della mafia, ma del Covid sembra non tanto, vero? No, perché? Perché parla con me a 20 centimetri. Ma perché mi fido di lei, lei ha la faccia sana. Ma lo sa che gli asintomatici sono più pericolosi. No, diciamo che la prudenza è d'obbligo, però la gente ha voglia di lavorare, di respirare. Non dico di abbracciarsi, se no mi arrestano. Però insomma, di rapporti sociali quanto più normali possibili. Per tanti anniversari di oggi c'è anche quello di Pinocchio, credo da quello di c'è un Pinocchio più degli altri della politica che... No, ma mi sono ripromesso di non giudicare gli altri. Noi alla Toscana offriamo la possibilità di cambiamento. E non sto a criticare gli altri, non critico Gianni, non mi interessa. Da sportivo e da tifoso
ho incontrato più di una persona che si occupa di Fiorentina e di calcio a Firenze e mi domando come fra comune e regione non siano ancora riusciti a trovare un'ubicazione. Mandare la Fiorentina a giocare a Campi Bisenzio mi sembra una scelta quantomeno bizzarra. Secondo me, superando la burocrazia e la sovrintendenza, avere al Franchi, il nuovo Franchi, è l'unica soluzione realistica possibile. Però. Quindi la pensa come Renzi? E ogni tanto anche Renzi dirà qualcosa di giusto, non è, capita a tutti, potrà però la differenza è che Renzi questa città l'ha amministrata, la Lega a Firenze non ha mai amministrato neanche un condominio. Quindi... Chi? Io porto rispetto a tutti, però non... scelgano i toscani, poi i numeri di Renzi sono ormai sempre evidenti. Quindi... Silvio Berlusconi dell'Alleanza di Centrodestra. Certo. Quindi nessun dubbio sul fatto che potrebbero creare un governissimo in caso. La lezione del governo Monti Fornero penso se la ricordino tutti, quindi immagino che nessuno abbia voglia di ripercorrere quella strada. Come pensate di prendere i voti in una regione di sinistra? Sui fatti, stamattina a Massa abbiamo incontrato un assessore che era assessore con Rifondazione Comunista a Carrara. Che ha espresso la sua scelta per Susanna e per la Lega, quindi sai, quando paghi i rifiuti più di altri, paghi l'acqua più di altri, c'hai quasi la metà delle ferrovie a binario unico e non elettrificato, e non è che c'è il comunismo e il fascismo, uno vuole pagare quello che è giusto che paghino gli altri. Quando ad Albiano c'è un ponte crollato da quasi 4 mesi, ci sono ancora il furgoncino della Tim e della Bartolini lì, che sembra un'opera neorealista perché nessuno ha ancora spostato una pietra, non è un problema di destra o sinistra, è un problema di concretezza, ma d'altronde se abbiamo vinto a Siena, a Pisa o a Grosseto, a Pistoia o ad Arezzo, evidentemente la gente di Toscana è molto più concreta di quanto Renzi o Gianni la facciano. Okay. Buon lavoro! Grazie.